l'abbiamo guardato, l'abbiamo annusato, cosa rimane? Cosa rimane da fare? Assaggiarlo, fare l'esame gustativo. Gustativo. Esame gustativo. Tanto, dato che ci siamo, lo facciamo. Intanto, Stupendo. Bene, allora, mi verrebbe da dire che come per il naso, anche per l'esame gustativo, abbiamo intensità e persistenza. Ma è la stessa cosa che raccontavamo prima. Okay. Quello che si sente subito quando lo si mette sulla lingua, se è un vino che è molto intenso e dura, anche le sensazioni di degustazione durano nel tempo, si parla di persistenza anche nell'esame gustativo. Esattamente. Poi cosa sentiamo? Due cose principali, diciamo. Intanto cerchiamo di comprendere se l'esame gustativo ha un filo logico con l'esame olfattivo. Se quello che abbiamo annusato lo ritroviamo. In quel caso diciamo che il vino è equilibrato. Esatto, equilibrato, okay. c'è corrispondenza e il vino prende tanti punti. Nel caso in cui non sia equilibrato bisogna comprendere il perché. Esatto. Ma senza scendere nello specifico, nell'esame gustativo le due macro situazioni da valutare sono la sua morbidezza e o la sua durezza. La morbidezza è data dalla presenza magari di zuccheri. Se anche nei vini comunque la maggior parte sono secchi, anche lì c'è una differenza, può risultare molto secco o più morbido, quindi un pelino, parliamo di dolcezza, però un pelino più piacevole, diciamo. Certamente. Mentre nei tannini, che sono praticamente quella sensazione di astringenza che si ha nelle gengive, dato soprattutto dai rossi, questo tannino è sinonimo di durezza. Più un vino è tannico, più un vino che si parla è duro, e quindi solitamente anche più un vino è tannico, più dura nel tempo, comunque è in una fase molto giovane. Un vino tannico inizialmente vuol dire che lo si deve lasciare ancora qualche anno steso, ricordiamo, il vino a maturare per qualche anno. Ottimo. Tannico è la stringenza, no? A volte la gengiva sì. È proprio il nostro ricettore micidiale, sì, del tannino. Esattamente. Quindi l'ultima cosa possiamo dire è quella del colore. Che cosa dà il colore al vino? La polpa dell'uva, del chicco dell'uva o altro? Il colore del vino lo dà solamente la buccia, perché la buccia, le polpe, quindi i vitigni a bacca bianca e i vitigni a bacca rossa, se voi aprite un acino trovate che la polpa è sempre bianca. Mentre nella buccia dei vini rossi si trova il colore, quindi durante la fermentazione si ha questo cambio, diciamo, di colore dovuto all'unione delle bucce con la polpa. Esattamente. Allora, amici miei del vino, questo avviamento ai tre esami, quindi ricordiamolo, uno è il visivo, l'altro è il olfattivo e finiamo con il gustativo. Ci servono per comprendere che tipo di vino abbiamo nel bicchiere. I più allenati riescono a comprendere l'uva che appartiene a quel vino. È Sangiovese? È Merlot? È Cabernet? Questo ci vogliono anni. Certo, per questo ci vuole un po' di allenamento. Seguiteci, state collegati su medievino.com e vi aiuteremo sempre con le nostre degustazioni. E intanto vi auguriamo un meraviglioso proseguimento e ci amici di Medievino, a presto! Ciao!